Già, si comincia subito, via. Come si comincia? Come, in che senso? Si comincia subito, il sondazzo, per forza, è il suo momento, lei è il momento di sondazzo. Sapete che domani è festa, sa? Domani è festa, si salta davvero. Oggi invece, lo facciamo, sì, naturalmente. E ancora per oggi, fatemi fare l'ufficio all'agrape. Mi viene tanta voglia di farlo. E lo faccio anche oggi, nella prima parte. La seconda invece sarà completamente libera alla mercé del caso. Dunque, attenzione, perché il vostro caro, dolce, amaro amico G sta per cominciare a fare il primo numero, eh? Sì, facciamo il primo? Io direi di fare il primo, eh? Ecco, cominciamo con questo, va? Devo cercare qualche nome, sapete, da cambiare. Devo cambiare dei nomi e trovare anche un motivo per cui questi nomi devono essere cambiati. Ecco, questo è un bel nome, il nome di un vento, se vogliamo. Sì, è il nome di un vento. Già. Sì, si potrebbe trovare. Oddio, peccato. Ma... Pronto? Ah, pronto? Senta, il signor Eliseo è in casa? Chi è che lo vuole, scusi? È l'ufficio anagrape. Ma per cosa? No, mi dica, una signora lei? Sì, sono sua moglie. È la moglie? Sì, ma si sente male, perché? Ah, allora parlo con lei. Sì, io sono la moglie. No, non fa mica niente di grave, no? No, è stato operato agli occhi. Ho capito, va bene, appunto, parlo con lei direttamente. Sì. Allora, quando lui potrà venire ai nostri uffici, dell'ufficio all'agrape, no? Sì, dovrà cambiare nome, per il cambio del nome. Perché cambia il nome mio marito? Suo marito cambia nome perché Eliseo non può più andare bene, capisce? Perché può più andare bene? Perché lei si immagini, l'Eliseo che cos'è? È la sede del in Francia, no? E che vuol dire? Del presidente della Repubblica Francese, e non va bene, lui dovrà chiamarsi Quirinale. Sì, ma aspetta, questo è uno scherzo da imbecilli. Ma come si permette? Ma come si permette? Abbia pazienza, ma che discorsi sono questi qui? Che è 70 anni che c'ha questo nome e ora deve cambiarlo. E ora deve cambiarlo perché in Francia fanno la stessa cosa con noi. Se uno si chiama Quirinale, laggiù loro lo fanno chiamare Eliseo. Va bene. E allora noi per ritorsione. Io non scherzare, guardi, tutti gli Eliseo si fanno chiamare Quirinale. Quirinale. Quirinale, a voi studio. La signora non ha voluto. Visto che si era operata agli occhi, io avevo anche un'altra opzione, un'altra opzione per Eliseo, visto che era un vento, si poteva far diventare signor Scureggia, ma poi si era operata agli occhi, sono andato su quella più tranquilla, quella del Quirinale. Oddio, si può sempre. Pronto? Pronto, sì, buongiorno, la signora Gina? No, ha sbagliato. Non c'è la signora Gina? No, ha sbagliato. Senta, la signora Gina però è la titolare di quel numero telefonico. No. No? È sicura? Sì. Sì, lei come si chiama di nome? Qui è l'ufficio anagrape, come si chiama lei di nome? Non mi chiamo. Ah no? E come si chiama? No, me lo dica. Ma così. Chi è, scusi? Se non si chiama, dica come si chiama, allora. No, scusi. Senti, c'è. Che c'è? Cosa c'è? Ti conosco comunque. Ci conosciamo? Sì. Allora è già successo il fattaccio, ho capito. Quella volta, sì. È parecchio che telefoni nella nostra zona, Eravamo lì in piazza, sì, è vero. Sì, mamma mia. Cosa non è successo? Ciao, cara, ciao. Mi ha riconosciuto dal verbo chiamare, chissà perché. Ma te dimmi, parecchio che telefono nella nostra zona, sì, è davvero. Ma vabbè, andiamo da un'altra. Matte, dimmi, peccato non c'era la Gina, c'avevo già una cosa pronta in mente, vabbè, non importa, sarà per un'altra Gina, sarà per... riconosciuto sul chiavare, sì, è stato quella volta in piazza, sì, si è fatto davanti a tutti, ma chi se ne frega, sì, no, Pronto? Signora, buongiorno, è la signora Alessandra? Sì. Ecco, buongiorno, qui è l'ufficio anagrape. Sì. Dovrebbe passare dai nostri uffici quanto prima, signora, per regolarizzare il nome. Il nome? Sì. In che senso? Scusi. In che senso? Lei si chiama Alessandra, no? Sì. Ecco, lei dovrà cambiare il suo nome in Salamandra.
Sì, va bene. Salamandra. Vengo subito. Sì. Perché abbiamo bisogno di molte salamandre, c'è un'invasione di serpenti, sai? Arrivo subito. Eh? Arrivo subito. L'aspettiamo, signora Salamandra, quando vuol venire. Mm. Guardi, è molto più bello Salamandra di Alessandra. Va bene, ho capito, grazie. Arrivederla, arrivederla. Ma avete visto? No, Alessandra non vuol diventare salamandra. I serpenti. Vabbè, d'accordo. Beh, lo sanno tutti che le salamandre. È inutile fare a spiegare. Andiamo avanti e facciamo un altro numero, ma quella è la mangusta. Madonna, che cazzate ho fatto, non è la salamandra, che è la mangusta. Ma cosa c'è? Scusi, ma lei mi confonde la salamandra con la mangusta, mi scusi, io? Sì, proprio lei, ora basta, lei non mi deve confondere la salamandra con la mangusta, mi scusi. Ascolti un pochino, ma lei che numero ha chiamato? Ma lei è la signora Aurora? No. C'è la signora Aurora? No. Come no? Questo è il numero della signora Aurora. Ma giusto? Lei non si chiama Aurora? Io non mi chiamo Aurora. C'è una persona che si chiama Aurora in quel. Sì. Ecco. Ma scusi, ma dove la chiamano? L'ufficio anagrafe. No, io guardi, prima stavo parlando con la mia segretaria, cosa ha capito? Pronto, signora? Mentre io stavo telefonando a lei, avevo una piccola discussione con la mia segretaria. Sì. Non ha mica creduto che parlassi con lei, No, ma io... No, stavo parlando che lei mi aveva scambiato la salamandra con la mangusta, capito? Io ascolti, io ora questa mangustia... Non voglio angustiare, signora. No, ma non parlavo con lei, parlavo con la mia segretaria, per cui forse... Ascolti lei un pochino. Sì, signora. Che è un coso d'auto? Che è? È un autosalone, signora. Ah, mi passa la signora Aurora? Non c'è. Ah, posso parlare con lei? È una parente? Sì? Ascolti. È una parentesi stretta? Lei, ascolti, può parlare con lei dalle 5 in poi. Prima con chi parlo? Parla con una signora. Parla con la sua mamma, insomma. Oh, lei è la mamma? Sì. La mamma di Aurora? Sì. Oh, va bene. Chi è la mamma di Aurora? Lei deve chiamarsi Notte. La Notte? Notte. No, lei è signora Notte? No, io la signora Drago. Sì, ecco perché ho capito, attenzione, che arriva San Giorgio, è un casino. Ascolta un pochino, io sono la signora Drago. Notte di nome di battesimo. Notte, che vuol dire? No, dalla notte nasce l'aurora, no? Non ha capita, signora? No, ascolti, io non ho capito niente. Allora, io devo parlare con la signora Aurora. Se non parlo con lei, parlo con la signora Drago, che è lei, giusto? Sì. Oh, benissimo. Allora, dunque, la signora Strega, Drago, dunque, allora, signora Drago. Strega, No, Strega, no, ho detto Drago, signora. Sì. Non mi capisca male, poi c'è qui la mia segretaria, mi sta facendo un po' filo. Allora, dunque, signora, parliamoci chiaro. Ascolti, allora, mi dica. Ma lei, la mia figliola, come mai ha chiamato voi? C'è un problema? No, sua figlia non ha chiamato noi, siamo noi che stiamo chiamando sua figlia, ma se non c'è sua figlia, appunto, sto per dirle il perché. Non sto dicendo a lei, dico alla segretaria, piano, non me lo mordere. Allora, dunque, dicevo, appunto, la signora Aurora, sì, non so se è signora o signorina, comunque sua figlia, dovrà venire ai nostri uffici quanto prima, ufficio anagrafe, per quel cambiamento del nome. Sì. Non del nome. Del nome, di battesimo, del nome proprio. Ma il nome è proprio Aurora. Aurora, appunto. Aurora Sanzini. Sì, gliel'ha messo lei questo nome, no? Sì, gliel'ho messo io, sì. Le ha messo lei, gliel'ha messo Gesù morto. No, Gesù è morto, ma è sempre vivo, come dire. In noi vive sempre Gesù. Dai buona, aspetta, deccami un po' la palla destra. Dicevo che dovrà chiamarsi Tramonto, sua figlia. Tramonto perché? Perché ormai non è più così giovane, insomma, voglio dire, è già, insomma, una... Sì, ma che ci conviene? Io non lo so che... È una donna già fatta, voglio dire, sì, fatta e rifatta. Questo ci combina. Da Aurora... Ma siamo tutti fatti, anch'io Aurora sono fatta, anche lei è fatto, no? Aurora da giovane, poi piano piano comincia a diventare ma tramonto. Tutti, se Dio vuole, se Dio vuole ci porta alla tomba. No, Dio vuole sempre, si va sempre alla tomba, ma naturalmente ci vuole anche una certa giustizia nei nomi. Cioè, lei giustamente non può chiamare Aurora, sì, una bambina, sì, una giovane, poi diventa... Ma lei si chiamerà sempre Aurora? No, ma quando comincia a declinare, comincia a diventare... Che si fa, gli si cambia il nome? Certo, Crepuscolo le va bene? A me, ascolti, mi sembra pigli per culo.
abbia signora, pazienza, ma come si permette di dire queste parole? A proposito, fatti toccare il culo. No, diceva la mia segretaria. Dicevo appunto. Ma io non lo so, ma chi vi ci mette? Io chiamo Carabinieri. Ma guardi, li chiami, guardi, se no le chiamo io, signora. No, le chiamo io, perché? No, le chiamo io, li chiamo io, signora, non si preoccupi, le chiamo io. Ma sia tranquilla, li chiamo io. Che vuole sciupare la telefonata, li chiamo io. Senta, signora Aurora, signora Notte, le volevo dire. Notte. Oh, Notting Hill. Come cosa ha detto, signora? Ma si vergogna a dire certe parole. Non ho capito io. Nemmeno io. Io non ho capito questa trafila. Ecco, ora... Se io gli ho messo un nome, io mi chiamo Leonarda. Leonarda. E finché crepo, mi chiamerò Leonarda. No, un momento, lei si chiama Leonarda? No. Ah, ho capito. Sì, ha capito che cosa? Che lei si chiama Leonarda. Mi faccia vedere sul nostro... Sì? Sul nostro archivio qua, sul nostro elenco dei nomi, sì? Da cambiare, No, il mio non lo cambia per nessun qua. Motivo. Eccoci qua, signora. Allora, tutte le signore che si chiamano Leonarda, a un certo punto della loro età, cioè in età avanzata, sì, si chiameranno Conigliarda. Ha capito? Ma chi l'ha inventate queste cose? Perché il coniglio è già un'altra cosa, il leone ormai, signora, lei ci prova. Ma ormai, signora, che vuol fare? Dunque, sua figlia, sì, Crepusco o Tramonto? Lei... Conigliarda. Sì, ascolta una cosa. Mi dica, signora. Io qui mi pare, non lo so, mi sì, sembra. Sì, vai avanti così, vai così. Sempre più indietro. Che vai bene. Pronto? Sempre più indietro che avanti. Vai io così, non ho capito. Sì, insomma. Lei, se vuoi parlare con la mia figliola. Dai. Oh. Sì, diceva dai, signora... dai, che? No, sto dicendo alla mia segretaria. Che fa? Registra, fa bene a registrare. Chi? Perché tanto io quello che gli ho detto prima glielo dico anche dopo, sì, che? Ma non sto registrando, signora, sì, è vero, sto registrando per via della replica, ma... Ah! Scusi, Elia, c'è la mia segretaria che mi sta facendo delle cose. Dunque, dicevo... Oh, signora... Sì, ascolti. Conigliarda, senta, il punto è questo. Io, il mio sua è Leonarda. Figlia, Conigliarda, sua figlia... Conigliarda sarà lei. No, io non sono Conigliarda, Sono un maschio. Sì, è un maschio, sarà un conigliato. No, io sono non cominciamo a offendere, signora. No. Ehi, di che sì, millesimo sì, è? Così. No, volevo dire, signora, appunto, ascolti, io mi chiamo, Piracca Laccattini, signor. No, smetti pure, è andata via, smetti. Ma che smetti? Non c'è nessuno che magari ci fosse. Vabbè, dunque. Povera donna, l'abbiamo cambiato noi, che a lei l'abbiamo cambiato. Vabbè, andiamo da qualcun altro, sì, questi nomi vanno cambiati, sì. Ecco, ma anche, voglio dire, anche la mia segretaria, sempre i momenti sbagliati, ecco, oh, ho fatto un altro nome femminile, guarda, vabbè. No, dopo, casomai, durante una telefonata, perché ora non va bene. Non frega niente a nessuno, cioè, voglio dire, se mi fai o non mi fai, quelle cose. Peccato. Oh, che peccato. Basta. No. Va bene. D'accordo. No, sto facendo un numero per cui mi è venuta un'idea, sì. Peccato che quelli che non ci sono tutti buttati via, almeno per il momento, se no ti trovo altri nomi. Da informazione gratuita, che c'è? Il numero da lei selezionato è inesistente. Purtroppo, come vedete, ci sono i numeri che già sono inesistenti, anche se sono su un elenco magari non proprio freschissimo, ma ecco, facciamo quest'altro, via. Io sono sguardo. Becco un nome e subito mi ci attacco. Vai, vediamo un po', Ecco. Come si può cambiare? Pronto? Pronto, signora, c'è il signor Damiano? No, è al lavoro. Ah, lei è la moglie? Sì. Qui è l'ufficio anagrafe, signora. Ah. Dovrei pregare suo marito di venire quanto prima e passare dai nostri uffici, ai nostri sportelli, per regolarizzare il nome. Ho capito. Lei lo sapeva già che certi nomi vanno regolarizzati, vanno modificati? No. Ecco, infatti, allora glielo dico io, così quando torna già lui si fa un'idea. Signor Damiano, dovrà chiamarsi da Milano. Perché? Perché ci sono appunto dei motivi molto precisi. Ecco, il signor Damiano è stato spesso udito
pronunciare questa frase, no? E allora evidentemente siccome c'è una rivoluzione dei nomi, stiamo cambiando per decreto ministeriale tutti i nomi, adattandoli più possibile alle persone. È stato udito più spesso, molto spesso dire da Milano, da Milano. No, ma non è mio Dammi marito. L'apostrofano. Ecco, non è suo marito? Ma no, veramente, no. Lui, lui si rivolgeva a altre persone, sia di sesso maschile che di sesso femminile. Da Milano, invece Damiano è un nome un po' storpiato, perché lui deve chiamarsi in realtà da Milano. È uno scherzo. No signora, non c'è mica una gran differenza, capisce? Ma è perché lui a forza di da Milano qua, da Milano, la gente un po' si è risentita, perché non glielo può dare l'ano la gente, mica tutti gli vogliono dare l'ano. Allora bisogna bollarlo con un nome che lo identifichi come quello che dice sempre da Milano. Ma forse come hanno fatto a sentirlo, non c'è quasi mai a Siena. Sì, ma guardi che suo marito parla, cioè alla voce, no? Giusto? Sì. E va, per esempio, si avvicina a una signorina e le dice da Milano. Cioè, e lei borda uno schiaffo e si avvicina a Boggi Bonzi. Boggi Bonzi è stata liberata, lo sa quella lì, effettivamente. E allora glielo dica che quando torna dice deve passare dall'ufficio anagrafe viene il sabato. Sì, signora, mi dica anche un altro nome. Colle Valdesa, le va bene? Le piace Colle Valdesa? Mettiamoci anche quello. Torrita di Siena, le va bene? Signora? Signora? No, scusi, io non la capisco lei, signora. No, io non la capisco, io non riesco a capirla, signora. No, cioè lei parla in modo ma lo sa l'italiano? No, non sono italiana. Non è italiana, lo sento che non è italiana, proprio signora, lei vaneggia, non so. L'importante è che quando torna suo marito dice da Milano, cioè no, nel senso, a lei gliel'ha mai detto? Ascolti, se è uno scherzo la telefono all'ufficio anagrafe. Anagrape, signora, anagrape. Sì, sì. Capito? Sì. È uno scherzo di cattivo gusto, giusto? Molto. Anzi, di pessimo gusto, vero? Ora che siamo alle sogliole del 2000, signora, è vero? Sì, alle sogliole. Sì, alle sogliole. Al vapore. Come, signora? Ma alle acciughe del terzo millennio siamo. Cioè, se è vero l'ufficio anagrafe, mi può dare il suo nome e cognome? Ma certo, signora. Io mi chiamo di cognome Piracca Laccattini. Sì. Sì, tutti ridono quando c'è il mio nome. Di nome ancora non ho deciso, ma dovrei chiamarmi Aracca Tumballacca. Aracca Tumballacca Piracca Laccattini. Aspetta che me lo segno, se no poi mi dimentico. Aracca Tumballacca. Aracca Tumballacca. Ecco, così non me ne dimentico più. Allora, io mi chiamo Aracca Tumballacca, sono ex comunitario, signora, come sente anche dal modo di parlare. Sono un extra comunitario, mi chiamo Aracca Tumballacca Piracca Laccattini. Ecco. Aracca Tumballacca Piracca Laccattini. Si rivolga pure a me, con fiducia, signora, con fiducia. Va bene? A presto! Sì. Aspetto suo marito. Se non sa che fare durante la mattina, eviti di fare questi scherzi talmente infantili. Signora, non è più mattina. E lei eviti di fare il muso. Se si sente oggetto di quello che lei pensa sia uno scherzo, rida, sorrida, atteggi il viso a un sorriso. Non faccia quel muso, non sia così truce, così cupa, signora. Per carità, bisogna sorridere nella vita, fa molto bene, capisce? No, fa malissimo quando ci si trova di fronte a persone come lei. Ma no, io sono una persona che vuole, come dire, suscitare un sorriso, signora. Ma non mi ha capito, lei non mi capisce. Lei, signora, non mi capisce. Lei non capisce nemmeno se stessa, perché lei avrebbe tanta voglia di ridere, ma ha dei grossi problemi di inibizione. Lei è inibita, lei non si lascia andare. E in fondo lasciarsi andare un sorriso, che male c'è, eh? Cioè, lavora in psichiatria? Esatto, brava signora. Allora siamo colleghi. Sì, perché anche lei? Sì. Ah, tanto più dovrebbe sapere quello che io le dico, no? Io lavoro dall'altra parte però, capisce? Ha capito da che parte? Sì. Ecco, appunto. Quella opposta alla mia. Esatto, quella opposta alla sua. Cioè, io sono un professore e lei, indovini che cos'è? Lei rida, signora, rida! Io sono un primario, ecco. Sì. Va bene? Immagino. È contenta, signora? Da morire. Ah, ma non mi muoia così, al massimo muoia da ridere, eh? Signora, io la sento molto, molto attrapirata, come dice qualcuno, eh? Ma su, si tiri su, quel muso lungo, via!
è quasi più lungo delle ciocce, signora. Sa, se arrivi in muso o le ciocce prima a terra. Signora, via, per favore. Signora? No, no, niente. Io allora, la faccio parlare perché sto registrando la telefonata. Anch'io. La porta ai carabinieri. Ma la porta, signora. Arracca tumballacca, piracca allaccattini, d'accordo? Certo. Sorrida, signora. Sorrida. Benissimo. Lei è su scherzi su Marte? Sì. Come hanno fatto la sonda. Signora, sorrida. Ah, no, non sorride. Signora? Sì, dica. Arrivederci, sì. Non ho più tempo per lei, purtroppo per lei, arrivederci. Arrivederci, io ho fatto di tutto, mi dispiace. Ora faccio uno scherzo a qualchedun altro. Sì, senza dubbio. Perché signora, l'elenco offre una moltitudine di nomi strani. Sì, signora, signora, ma se lei continua a parlare non ho più tempo per telefonare agli altri. Signora, ormai lei è irrecuperabile, lei non sorride più ormai. No, non sorride più, ormai non più, signora, lei è irrecuperabile, mi dispiace molto, io la saluto. Benissimo. Ho fatto il possibile però, eh? Sì. Lei deve... No, me lo dica. Ho fatto il possibile? Bisogna vedere, cioè con che personaggio ho a che fare. Cioè. Signora, ma lei è molto debole di nervi, cos'è? No, anzi. Ha una forte depressione? No, per niente. Perché... Allora, signora, anche solamente per il mio nome, arracca tumballacca, piracca allaccattini, ma mi faccia un sorrisino, signora, un sorrisino solo. Io sorrido solo con determinate persone di mia conoscenza e da me scelte. Signora. Per la loro simpatia. Se ne vada! Basta, ho riattaccato io. Non è possibile. Io ho fatto il possibile. Voi dovete dire che. Dovete ammettere che ho fatto il possibile. Io più non di più non potevo fare. Non potevo fare. Faccio un'ultima telefonata. Madonna mia. Più in là che si andava e più mesta era. Sempre più mesta. Sempre, mi sembrava quasi una vedova. Mi dispiace per Damiano. Ma. No. Pronto? Pronto, Cesio Pasquale? Sì, un attimino, chi lo desidera? L'ufficio anagrafe per il cambio del nome. Sì, va bene. Va bene, se lo parla subito. Sì, contenta lei. Ma no, vabbè. Siamo presto che non ho tempo. Non ho tempo. Sì, pronto. Signor Pasquale? Sì, mi dica. Buongiorno, allora, quell'ufficio anagrafe, lei da domani si chiamerà Natalizio, non più Pasquale, perché, insomma, lei capisce, il periodo è questo. Va bene? Non ho capito. Natalizio. Natalizio, caro signor Natalizio, a domani, domani è festa, l'aspettiamo nei nostri uffici, va bene? Signor Natalizio, arrivederci. E se ne vada! Entra nell'anno 2000 con G, Cenone, Veglione, Spettacolone, chi non viene è un coglione, in un posto bellissimo sulle colline di Montecatini, gli amici del Colle, prenota subito il tuo mega capodanno allo 0572 72 180, entra nell'ultimo anno del secolo con G, e se no con chi? Sì. Dopo la prima viene la seconda. Sì, dopo la prima si fa la seconda. Dai, facciamo la seconda. Dai, la seconda parte del sondazzo. Sì, certamente. Buongiorno a tutti da G. Un'altra volta buongiorno. Ma il giorno è bello e buono quando siamo insieme, no? Ma ci mancherebbe. Su, facciamo un numero, dai. La parte del sondazzo senza fissa dimora. Vabbè, senza tema, non temo niente, ma figurati che gente si trova nel mondo, vero? Dì la verità, dì. Infostrada, informazione gratuita. Che c'è? Il numero da lei selezionato è inesistente. Ma come? Ma anche l'infostrada è contro di me, anche tu sei contro di me, eh? Anche tu contro di me, me lo fai rifare per benino, ma io non sono mica tanto convinto. Via, su, dai, per bene, ora fa la brava. Il numero da lei... No, non si metta a peori. Allora andiamo avanti, facciamo, non si vede, allora facciamo questo, un numero qualsiasi, tanto, non ho nemmeno la più pallida idea di cosa dire a questa persona, però evidentemente qualcosa deve venire fuori, voglio farmi dare un'idea da questa persona, quando uno non ha idee se le fa dare dagli altri. Oh, ciao, come stai? Chi parla? C'è la mamma? Sì. Ecco, mi fa molto piacere. Me la puoi passare, per favore? Sì. Un po' imbarazzata la ragazzina. Non so bene se fosse una bambina, una ragazzina. Pronto? Pronto, signora? Sì. Ma lei è la mamma?
Sì? Ma senti, c'ha la voce che sembra una bambina anche lei. Complimenti, signora. Grazie, mi dica. Davvero, la voce sembra proprio una bambina che, insomma, parlare con lei mi sembra di essere un po' pedofilo. Senta, signora, buongiorno, c'è suo marito? Sì? Ecco, almeno può passare. Ma scusi, ma che cosa voleva lei? Parlare con suo marito, una cosa internos fra uomini, capisce? Va cosa... bene, glielo passo. Sì, va bene, grazie. Buongiorno. Prego. Fabrizio, al telefono. Dalla voce di Chiaro. Pronto? Pronto? Sì? Sì, buongiorno. Volevo parlare con sua moglie, per favore. Vuoi parlare con mia moglie? Sì, me la può passare. Mi scusi se sento che sta mangiando. Sì, sì, dica. Parlare un attimo con sua moglie. Io la richiamo. No, infatti, ma non so perché mi abbia passato lei. Non lo so, io aspetto. Grazie. Pronto? Pronto, allora me lo passa suo marito o no? Ma guardi che è venuto al telefono mio marito, Ma come è venuto al telefono? Mi ha ripassato, mi ha detto sì, ma devo mangiare, mi ha detto. Ma scusi, ma è quella, radio che fate gli scherzi, non la riconosco dalla voce lei, perché li sentivo i scherzi. Ecco, non li sente più? No, ora è già un po' veramente che non accendo sulla vostra stazione. È una grave mancanza, comunque lo faccia. E buon appetito, buongiorno. Grazie, buongiorno. Non mi passa suo marito, no, arrivederci. Ma mi riconoscono Miri, hai capito? Insomma, un po' di passaggi l'abbiamo fatti però, sì, no, è carino quando passa quella, insomma, non ci capiscono niente. Poi c'è la radio, conosco la voce, la sentivo, questo mi fa male al cuore, l'ascoltavo, la sentivo, tanto che, vedete, quella gente non sempre ascolta la radio, capito? Però una cosa bella è questa, che quando mi hanno sentito anche una volta sola, non se ne dimenticano più, no, anche a distanza di tempo, ma è vero, oh, questo è vero, questo bisogna dirlo, questo risulta così. Dunque, pronto è Casimiro? Sì? Ah, Casimiraccio, laccio, come va? Ma Casimiro è la mia suocera buon'anima, aveva bisogno, mi dica, chi è lei? Sì, avrei bisogno di cacare. Eh? Avrei bisogno di cacare, posso venire in casa sua? Perché vieni qui, te lo metto nel culo io, a te, tua mamma e tuo babbo. Ma io voglio cacare, non voglio tagliarlo nel culo. Prima mi dice sì, Casimiro sì, e poi Casimiro l'è morto. Vabbè, ma io lo richiamo, abbi pazienza, a me mi scappa. Ma come? Ma poi è disdicevole, voglio dire, ma cosa, via, io almeno, una cosa naturale, cagare è naturale, voglio dire, no? Insomma, ma disdicevole, voglio dire. Oh mio Dio. Su, allora? Non c'è più, è uscito di casa. Sì, precisamente non risponde più nessuno. Ce l'ho proprio sull'orlo, ce l'ho sull'orlo. Allora? Non me lo puoi mettere nel culo mentre caco? Almeno prima fammi cacare e poi si starà a vedere. Ma vieni qui allo stadio che te lo do io. Che poi anche un po' schifoso. Ma sai che al telefono rispondono i cretini? Infatti hai risposto te. E vattela a prendere nel culo, scemo. Vieni qui. Che grosso gay attivo. Lui è un gay attivo. Che ci vuoi fare? Però se l'è detta tutta per sé. Al telefono rispondono i cretini, ha detto. A me è sembrato che abbia detto così. Vabbè, lasciamo stare il signore e andiamo da qualcuna. No, perché sai, ce n'è tanti di che? No, non di cretini, perché molto spesso le persone che rispondono sono persone tutt'altro che cretine, ma anche noi, se presi all'improvviso, alla sprovvista evidentemente, faremmo la parte del cretino? Molto spesso potremmo farla, chiunque di noi, anche voi che ormai ascoltate il sondazzo da molto tempo, anche. Pronto? Sì. Ah, ciao. Ciao. C'è la mamma, il babbo? Sì, aspetta. Va bene, d'accordo, che si bambini in casa, sono da scuola. È un prefestivo. Cos'è? Oh, pronto? Pronto, la mamma? Sì. Eccomi, c'è suo marito? Sì. Me lo può passare, per favore? Ma di che cosa si tratta, scusa? È una cosa fra uomini.
Devo dire una cosa a lui, insomma, internossa. Ah, ma da parte di chi? È un suo amico. Ah, perché non so, perché ha voluto passare me allora. No, io ho chiesto del babbo e mi ha passato la mamma. Ah. E ora se lei mi passa il suo marito. Vabbè. Sì, grazie. Eccolo qui, grazie. Pronto? Pronto? Sì? Sì, vorrei parlare con sua moglie, per favore, un attimo. Con mia moglie? Sì. Sta parlando adesso? Ma non so perché. No, appunto, lei mi ha detto ti passo mio marito, ma veramente volevo parlare con lei. Me lo può passare. Io ho detto voglio parlare con lei, con la signora, e lei dice passo mio marito, vabbè d'accordo, però io devo parlare con lei. È una cosa, ma è per cosa si tratta? È una cosa che la riguarda, sono il ginecologo, me la passa per favore? Ah sì? Sì sì. Ginecologo, ti riguarda, ha detto. Siamo scendi in camera. Ginecologo ha detto. Ma ci sta pigliando in giro? Pronto? Sì, sono sua figlia, ma ci sta pigliando in giro. Devo parlare con la mamma. Ma scusi, ma prima gli ho passato mia mamma gli ha detto che voleva parlare con mio babbo. Ma cosa ne sa lei? Ma cosa ne sai tu? Abbi pazienza, tu ascoltavi? Ma io, mia mamma me l'ha detto. No, questo lo sai di seconda mano, l'hai sentito dire, abbi pazienza. La verità è un'altra, tua madre voleva passarmi per forza tuo padre. E che ci potevo fare, non parlare con tua madre io? Sono il ginecologo, Tua madre è incinta, aspetta 3 gemelli. Sì, ma vadi sa dove? Scusi. Vadi? Ma te vai a scuola ma piuttosto. Vai a scuola! Impara l'italiano, impara i verbi. Ma tua moglie è incinta, ma cosa vuole? Ma perché non impari i verbi? Ha detto vadi. Ma mia mamma non si vede al ginecologo, tanto meno da uno scemo come lei. Ma come sono scemo io? Gelosa la figlia, non vuole fratellini, non le vuole fratelli, gelosa. Ma vadi, ha detto vadi, ma vadi a scuola, no? Via, vadi. Ma sembra un film di Fantocci. Ma andiamo, su, Pronto, sono il professor Piracallacattini, Aracallacattumallacca. Volevo dire, sua figlia ha dei grossi handicap per quanto riguarda la lingua italiana, no? Io sono un precettore, sono un bravissimo precettore, mi offro per la modica cifra di 1 milione all'ora per indottrinare alla giusta dizione italiana sua figlia, se è possibile. Mi dia una risposta, ci pensi un po', me la dia subito. Vado a troncarne il culo. Oh, grazie, molto gentile, arrivederci. Se lo vado a troncarne il culo. Ma che risposta lapidaria! Oh, vabbè, d'accordo, andiamo da qualcun altro, visto che questa è la risposta effettivamente, e me l'ha data, no? Me l'ha data. E oggi mi piace fare il giochino. Quando mi rispondono i ragazzini, i bambini o le figlie o i figli, mi viene da fare il giochino del babbo e della mamma, il babbo e la mamma, il ping pong, e poi mi vengono fuori tre bambini morti. Tre bambini in pancia, via. Ho dato un bel argomento per parlare oggi e anche domani nelle feste, se non sa né che dire. Dunque, vabbè. Vediamo qui chi non c'è da un altro. Basta così, ma andiamo avanti, esatto. Io non devo cercare nomi o che ne so, chiunque va bene, perché? Ah, perché andiamo così, a ruota libera, senza sapere, senza volere, senza nemmeno capire, io a volte non capisco nemmeno qual è la situazione, che cosa sto dicendo, cosa mi rispondono, ma non importa perché, come vedete, molto spesso c'è una dialettica molto, un dialogo molto fitto fra me e le persone, e quindi in fondo io invito le persone al dialogo, a parlare, cosa che si sta perdendo con la televisione, soprattutto non con la radio, perché con la radio non si perde il dono della parola, anzi lo si acquisisce casomai, ma evidentemente con altri mezzi, televisione anche, poi tutto il resto. Selezionato è inesistente. Se ne vada a fare in culo immediatamente, tanto per fare rima con sì, ma io guarda, a volte mi chiedo e a volte mi rispondo. Sì, dunque vediamo qua. Sì. Senti lì. Cos'è? Oh, che bellino! Perché mi fa questo rumore tutto? Perché mi fa così? Me lo fa un pochino. Che languorino! Me lo metto qui sulle palline, come se me le leccasse.
basta, se no più che andare venire, andare, vengo. Oh, dunque, sì, ecco, fatto anche questo numero e vediamo. Qui faceva bellino proprio, sembrava una linguina che ti facesse, che bello. Allora su, dunque, allora pronto? Su, pronto? Pronto. Buongiorno signora, c'è suo marito? C'è suo marito? Ma dal diavolo. Ma come diavolo? Ho fatto brrrr e basta! Cosa ho fatto? Avete visto? Avete visto che reazione? Che reazione in consulta da parte di questa signora quando io ho fatto così, perché in fondo è un verso come un altro, no? Non è offensivo. Non credo che sia offensivo. Voglio provare a farla a qualche altra signora per vedere se si offende. Pronto? Signora? Sì? Pronto? Pronto. C'è suo marito? No. C'è sua moglie? No. Non so, c'è sua nipote. Ma chi è? Signora, io ho questo problema qui che quando parlo ogni tanto ho questi intercalare, no? Mi approfitta sempre la mia fidanzata, me la schiaffa sempre davanti, io mentre parlo, capisce? E allora io, insomma, mi dispiace, ma anche per telefono devo fare così, capisce? Signora? Sì? Ha provato qualche sensazione? No. Provi ora? Ecco, si metta la cornetta, signora, sull'organo genitale. Non serve, se la metta lei. No, io devo fare. Provi, non me ne frega niente quello che deve fare lei. Ma lei guardi, niente. Guardi che viene fuori una sensazione unica. Non me ne interessa. Sensazione niente. Unica. Non mi interessa proprio niente la sensazione unica. Ma come, signora? Non è un'intenditrice, signora. Aspetta, che schifo, non se l'hai lavata. Dunque, ma sono proprio che posso essere. Sono, guarda, io sono il che posso. Cioè, lei che vuole essere quello lì? Sì, è vero, mi rendo conto da me. A volte mi metto nei panni di chi ascolta, magari di chi mi ascolta per la prima volta, no? E capita per la prima volta così su Radio Blu e sente uno che fa queste cose. Boh, rimane così a bocca aperta, signora? Signora? Gliela passo. No, non ti voglio. Gliela passo. Pronto? Pronto? Sì. Signora? Sì. Buongiorno, sono l'otorino la ringoiata. Sì? Proprio la ringoiata, così diretto. Senta una cosa, mi fa vedere un po' come sta lì nella parte della gola. Faccia Beh, scusi, io... No, devo farle una piccola visita completamente gratuita, signora. Guardi, io non ho nessun bisogno di otorino. No, ma guardi, otorino no. Ma lei chi è? Ma che la ringoiatra, sì, signora. Come? Chi lei che dottore è? Come si chiama? Ah, come mi chiamo? Sono il dottor Piracca Laccattini. Sì. Otorino la ringoiata. E ora l'ho risputata. Richiamiamola via, ma perché questo nome non è credibile, ragazzi, Piracca Laccattini, ma se sentissero il nome di battesimo, Arracca Tumballacca, sì. Mi ride da me. Dunque, vabbè, no, e l'ho richiamata, scusa, e l'ho richiamata. Pronto? Ah, pronto? Sì, io penso che lei ha la gola un po' infiammata, se vengo lì le faccio il lavaggio giusto, d'accordo? Un pompino? Sì, ecco. Ma che schifo, scusi, se sì, glielo ma dico. Se ti prendo ti faccio un tondino, non può soltanto quello che hai detto, che ti prendo ti spacco in due, cretino, ma occo. Ma dove porco, a me? Occo, O-C-O, hai capito? E che vuol dire occo? Ah, occo nel senso di... Il maschio della femmina della oca. Ah, sì, okay. Il marito della... Sei un perfetto cretino, hai capito? Come ti permetti? Io sono il dottor Piracca Laccattini. Sì. Arracca Tumballacca. Sì, e poi dopo fatti vedere, fatti conoscere che ti faccio vedere io cosa ti guarda, fa. Guarda, io vengo a casa tua se sì, vuoi. Sì, io abito in Parigi. Io te lo so benissimo dove stai, lo so benissimo. Allora, io vengo lì, quando devo venire? Anche adesso. Anche adesso? Sì, d'accordo. Guarda, stai attento, Sì, perché sì. se vengo, ti sporco il muro, Se vengo. Ti sporco il muro io. Prendi una bella denuncia e ti mandiamo dove devi andare. Dove devo andare? Ciao. Ma dove devo andare? Sporco il muro.
Accidenti e spruzzo. Mamma mia, ragazzi. Ma questo come si è incazzato per nulla? Per, ma che gli ho fatto? Gli ho detto che. No, dimmi voi, gli ho chiesto da me da quella di farmi vedere la gola. Via. È una cosa. Sì, aspetta, no, questo va richiamato, però. mamma mia, che gente. Che gente incazzosa c'è nel mondo, eh? Ma io non lo so. Guarda, hai visto? Non viene più. Lui non viene più. Io vengo ancora. Altri due soli. Per buona misura. Uno e poi l'altro, l'ultimo. Definitivo. Basta, grazie, abbiamo capito. Che vuoi te? Le ricordiamo che anche per le chiamate urbane è necessario aggiungere il prefisso. Ma non ci rompere i coglioni, ho solo preso la linea. Ho riattaccato e preso la linea. E questa mi fa questo fervorino. Non me ne frega niente. Ma guardate, ma hai notato questa gente? Si infila dappertutto, eh? La cosa che mi ha fatto ridere, ho guardato su Blob. Vaffanculo. Ho visto un pezzettino del programma della Carrà dove lei tenta di telefonare alle persone. E gli fanno la stessa cosa che a me, cioè praticamente c'è sempre sta voce recitata che rompe coglioni, voglio dire, ecco, anche in alto loco succede, vedete, eh? Ma allora, vabbè, d'accordo, mi è scappato che ridere. Sto su Blob, sì, su Blob. Su Blob. Con Blob mi rendo edotto di quello che succede intorno a me nella TV. No, niente. Rido perché mi è venuto in mente una frase. Vabbè, ogni tanto mi vengono in mente, c'ho voglia di dirle e magari non ci sono le persone. Poi mi passa di mente, eh. Oh. Infostrada. Fanculo. Non è possibile, Vedi, ce l'hanno con me. Facciamo anche questo. Ecco, una frase. No, così no, scusa. Fammi riprendere la linea, fammi rifare il numero e vediamo se viene senza il raschio alla gola lì, eh. Ecco, sì, vai. Eccolo lì. Sì. Ah, via, su, dai, vieni che c'ho poco tempo. Sono sempre a lottare con gli ultimi minuti, l'ultimo momento, il tempo che mi manca perché vedo l'orologio, sai, e anche qui non c'è, via, è inutile davvero, come diceva anche Celentano. Ecco, sì, ecco, vai, no, sì, ecco, sì. non me la vogliono dare, se no, la soddisfazione, via, di rispondere, non me la vogliono dare, niente da fare, anche qui, facciamo un ultimo tentativo perché poi, insomma, il tempo veramente mi prevaricherà e allora vincerà lui, il tempo vince sempre, lo stronzo, d'accordo, ok, dunque, vediamo, grazie anche che risponda a qualcuno, eh? Pronto? Sì, pronto? Sì? La signora, lei? Chi voleva? Io sono Dottorino Larinculata. Ottorino Larinculata. Ecco, volevo sapere se va bene così oppure se si deve, insomma, ripetere l'operazione. Pronto? Ma scusi, ma con chi crede di essere a parlare? Non è la signora, la moglie di Gino o la figlia di Gino? Sì, sono la moglie di Gino. La moglie di Gino, appunto, le dicevo, Ottorino Larinculata. Ah. Sono io. Appunto. Pronto? Favelli, pronto? Oh! Chi parla? Sono l'Ottorino Larinculata. Per quella visita. Sì, ti do del tu a te. Orecchi, naso, gola e culo. Sì, ti posso dare del tu. Tu? Sì. Tu? Io. Attento, tu! Ah, ti è arrivato? Ti posso dare del tu? Sì. Ma vaffanculo. Grazie tanto, arrivederci.
entra nell'anno 2000 con G, Cenone, Veglione, Spettacolone, chi non viene è un coglione, in un posto bellissimo sulle colline di Montecatini, gli amici del Colle. Prenota subito il tuo mega capodanno allo 0572 72 180. Entra nell'ultimo anno del secolo con G, e se no con chi? Non c'è il soldazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi porto un... Ma se c'è il soldazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il...